Non poteva chiedere di meglio il Città di Giulianova 1924 a questo inizio di torneo di eccellenza, una vittoria netta, chiara, che ha espresso il concetto di squadra e di pubblico finalmente ritrovato, necessari per recitare il ruolo che il destino le affida, quello di condannato protagonista del torneo. Sul campo la partenza è chiaro segno di intenti, gran ritmo, testa bassa, aggressività e due gol in 16 minuti. Torbidone è il killer perfetto e cinico che al decimo in diagonale bagna la stagione del gol. Da sinistra l'attaccante in maglia numero 9 non sbaglia e concede il bis grazie alla imbeccata di Olivieri che al sedicesimo va a scattare centralmente trovandosi da solo davanti a Raspa che lo infila alla sua destra. 2-0. Sansalvo frastornato, forse, ma non arrendevole, sempre in partita e sempre concentrato, sebbene subisca la supremazia dei locali. Minuto 26, è la volta di Di Camillo che con un gran tiro a giro va a sfiorare la terza realizzazione. Prima frazione di gioco che si chiude tra gli applausi anche dei supporter biancazzurri che nel settore di competenza sono presenti ed udibili. Gli stessi 22 del primo tempo calcano l'inizio di ripresa e passano 60 secondi quando Colaciuppo propone a Torbidone la palla buona per la tripletta. Ottimo il movimento, meno buona la conclusione. Al quarto è Poziello che confeziona un assist per Torres che si bea dell'insufficiente attenzione della difesa dei padroni di casa e 2-1, quindi partita che si riapre e che potrebbe chiudersi di nuovo quando 3 minuti dopo, al settimo, Olivieri spedisce sul fondo una ghiotta occasione. Rigore sì, rigore no, all'undicesimo il direttore di gara non ritiene punibile l'intervento in area su Olivieri, si anima appunto la contesa ed il Giulianova è furioso ma stanco. È così fino al 90° più 4 di recupero quando Vitucci col triplo fischio sancisce la fine della contesa, bella ed aspra, vittoria legittima del Città di Giulianova. Che sia chiaro, deve ancora lavorare e Pagliaccetti lo sa e lo dice. Ardita, determinata e a testa alta la sconfitta del Sansalvo che troverà modo ad imprimere il suo cliché sul torneo. Angelo Pagliaccetti non poteva che cominciare meglio di così questo campionato. Dopo 16 minuti eravate già sul 2-0. Sì, avevamo impostato tutto su una partenza veloce, siamo stati bravi, subito a sbloccare il risultato, poi abbiamo raddoppiato con la doppietta di Torbidoni, però poi siamo rientrati mosci, abbiamo regalato il gol all'avversario, giustamente poi loro hanno accelerato un pochettino e noi siamo andati un po' nel panico, però abbiamo sempre tenuto noi il pallino del gioco, non abbiamo mai corso grossi rischi. Nel primo tempo hanno fatto questo 1-2, ci hanno messo quasi quasi alle corde, però nel secondo tempo siamo usciti bene anche fisicamente, abbiamo retto bene l'urto, ci siamo portati avanti con questo gol, peccato che poi alla fine non abbiamo avuto quella forza di cercare questo pareggio, però sono veramente contento di questo secondo tempo, come hanno disputato i ragazzi, belli, aggressivi, forti, su un campo difficile, qua sarà difficile per tutti prendere punti.